momento di silenzio, grazie. Allora, Mara, Rebecca, qui vicino, così il sindaco di Villacidro. Buonasera a tutti e grazie per essere qui. Almino Cadoni, Villacidro, per l'inaugurazione della mostra di Rebecca Dotmer, che salutiamo, che è qui con noi e ringraziamo per essere qui. Ringraziamo anche la nostra responsabile scientifica, Mara Durante, per aver complottato e per la riuscita di questo evento. Abbiamo un piccolo cambiamento nella scaletta, però l'abbiamo fatto a fin di bene, anche perché con l'inaugurazione della mostra di Rebecca, noi in una cornice che non potevamo immaginare più bella di questa, con tanti bambini, insegnanti, amici, appassionati, inauguriamo anche ufficialmente la 32esima edizione del premio letterario Giuseppe Dessì. Io a nome del direttivo che rappresento, del direttivo della Fondazione, vi do il benvenuto e vi auguro una buona serata. Passo adesso il microfono prima al sindaco di Villacidro, Marta Cabriolo, dopodiché lasciamo microfono e guida alla professoressa Mara Durante, che vi accompagnerà al primo piano, dove farete il taglio del nastro, farete festa e vi verrà presentata in anteprima italiana la mostra delle opere di Rebecca Dotmer. Sono 48 esemplari straordinari che per la prima volta vengono esposti in originale qui in Sardegna, e penso anche in Italia, se non vorrei sbagliare, in Sardegna di sicuro. Lei è stata già un'altra volta a Cagliari per tutte storie, ma questa è una prima assoluta che ci onora la Fondazione Dessì e onora anche la comunità di Villacidro e tutto il territorio. Detto questo, di nuovo grazie, signor sindaco, a lei il microfono. Grazie Paolo, buonasera a tutti e benvenuti. Finalmente ci siamo, la 32esima edizione del premio letterario Dessì a inizio. Non nascondo effettivamente un po' di emozione, ma sono doverosi sicuramente anche i ringraziamenti per il lavoro che è stato svolto da tutti, dalla Fondazione Dessì e da tutti i volontari. Un ringraziamento speciale agli ospiti di stasera, all'artista Rebecca Dotmer, che ringrazio personalmente per essere venuta qui, e un ringraziamento speciale, perdonami Paolo se mi sposto, e vengo vicino a lei, alla mia amica carissima. Non abbiamo occasione di vederci spesso, però sicuramente Mara è una delle persone più belle che ho conosciuto durante questo percorso nella Fondazione Dessì, e chiunque l'abbia conosciuta e incontrata nel suo percorso sicuramente potrà confermare questo. Non emozionarti. Questa sarà una settimana molto importante, nonché ricca di eventi, di ospiti speciali. Spero che sarà per tutti una bellissima esperienza, come di solito è, ma ancora con più, come dire, calore quest'anno. Quindi auguro a tutti un buon proseguimento di serata. Grazie. Grazie. Grazie al sindaco, grazie a Marta. E adesso la parola alla responsabile scientifica dei corsi di formazione per gli insegnanti della Fondazione Dessì, a lei che segue e che ha iniziato questo filone dedicato all'educazione alla lettura e all'educazione alla lettura delle illustrazioni e dei libri per ragazzi. Non aggiungo altro, non solo bella, ma soprattutto brava e competente. Allora, come io sento molto a casa, e a casa non mi chiamano né professoressa né direttori scientifici, mi chiamano Mara. Facciamo che per il proseguo del premio letterario io sono Mara. E sono parimenti emozionata, devo dire, da ieri mi sento come i bambini la notte di Natale,
perché per me avere Rebecca d'Otremer e condividere con lei delle conversazioni su la nascita dei suoi albi, le sue illustrazioni, le sue visioni del mondo, è stato un arricchimento incredibile, da ieri e continuerà nei prossimi giorni. Dico che abbiamo voluto Rebecca d'Otremer perché la fondazione, come ben sapete, ha investito da qualche anno in modo ancora più intenso e motivato nella formazione ai docenti. Tutto questo è stato possibile grazie a quell'esercito di docenti che io vedo qui e che mi hanno avuto molto fiducia anche in me, nelle mie scelte. Hanno accettato di aprire la valigia dei libri con la quale io le valigie dei libri con le quali io arrivo a Villa Cidro, guardare dentro e scoprire tra le altre meraviglie di questi valigioni che trasporto anche le meraviglie di Rebecca d'Otremer. E allora questa mostra ha un senso in più rispetto ad altre gallerie visuali che abbiamo visto, perché i bambini di questa zona hanno conosciuto a scuola le opere di Rebecca d'Otremer, hanno letto i suoi libri insieme alle loro insegnanti, hanno appoggiato la pasta del loro sguardo su quelle illustrazioni e l'hanno fatto come la scuola sa fare nel migliore dei modi, cioè non dandolo come un compito, ma come un laboratorio dello stupore e della bellezza. E allora, quando si è trattato di parlare con una parte dei bambini, per ovvie ragioni logistiche non li abbiamo potuti avere tutti, però sono bambini che tutto l'anno, ecco, hanno seguito percorsi di questo tipo. E incontrare la bellezza ci rende più belli, ma ci rende più buoni, ci rende capaci di capire meglio noi stessi, di capire meglio il mondo e di essere più generosi nei confronti anche di artisti come questi che ci disvelano quello che il nostro occhio probabilmente non riuscirebbe a vedere. Io per il momento non mi dilungo ulteriormente, poi con Rebecca converseremo, aiutate dalla nostra cara Chiara Meloni, che mi presta il suo francese. Vi chiederemo, quando saliamo su, di avere un momento di pazienza, perché questi bambini hanno preparato un omaggio per Rebecca. Avremo due lettori che leggeranno l'incipit di due libri che hanno particolarmente amato, credo che si tratti Il diario segreto di Pollicino e L'innamorato. Anche Elvis. Quindi naturalmente saranno pochi minuti. Questo presidio di bambini starà nei prossimi giorni alla mostra, quindi chi visiterà la mostra avrà la possibilità di sentire, leggere ad alta voce le storie di Rebecca e di Taimark Lettan, che è compagno di Rebecca, ma è anche compagno nella vita professionale, che molte delle storie dei libri illustrati da Rebecca sono scritti da suo marito. Non abbiamo scelto bambini che sanno leggere. Abbiamo scelto bambini che leggono in modo appassionato, in modo emozionato. Qui non vogliamo lettori esperti nell'addizione, ma vogliamo bambini con il bagliore negli occhi quando leggono le storie di Rebecca, perché la bellezza è virulenta, è contagiosa e quindi probabilmente andremo via, spero, stasera e tutta la settimana di sì, fortemente virusati da tutto questo. Vi ringrazio e piano piano ci accomodiamo su per il taglio della...